È con molto piacere che vi diamo il benvenuto al nostro lecture series, al secondo lecture series. Abbiamo oggi, siamo molto felici di accogliervi su questa piattaforma. Parlerò un attimo del programma della lecture series che abbiamo per quest'anno, quindi sappiamo che oggi siamo qui per parlare del libro di Morena e Silvia, Figure, temi e politiche del giornalismo italiano dell'Ottocento. Il prossimo incontro accoglieremo Fabio Camilletti della University di Warwick, che parlerà sui vampiri aristocratici e altri parassiti. John Polidori tra Italia e Inghilterra, che modererà Morena Corradi. Poi l'ultimo incontro di questo semestre sarà dato da Giorgio Van Straten della Fondazione Alinari, che parlerà della Fondazione per la fotografia e nuovi progetti di valorizzazione del patrimonio fotografico che modererà Gabriella Romani. Poi passando nel nuovo anno accoglieremo Catherine Ramsey Portellano che parlerà del suo recente libro 19th Century Italian Women Writers and the Woman Question, The Case of Nera, che modererà io. Poi passeremo a Emanuele D'Antonio dall'Università di Torino, che parlerà di un'apologetica scientifica dell'ebraismo, Cesare Lombroso, la questione ebraica. Dopo, a marzo, Bart van den Bosch e Carlo Leo parleranno di Remembering the City of Life, Fiume, 1919. 1920, che modererà Martina Piperno e finiremo con una collaborazione dall'Università degli Studi di Pavia su Verba Leges Digitis, Manzoni Online e i nuovi strumenti per la ricerca filologica di ambito digitale che modererà Silvia Valisa. Quindi abbiamo un programma ricco, ricco e speriamo tanto che vi potete raggiungerci numerosi. Quindi aspetteremo la vostra presenza, speriamo. E finisco con la presentazione quindi della carta veloce, figure e politiche del giornalismo italiano dell'Ottocento e accolgo Irene Piazzoni dell'Università degli Studi di Milano che parlerà, che introdurrà questo bellissimo libro e quindi tocca a voi. Non so che cosa si Grazie. Grazie, grazie molte, grazie, buongiorno a tutti, insomma, grazie a Morena Corradi. Irene, scusami, ti posso interrompere solo un attimo? Volevo presentarti velocemente, se non ti dispiace. Scusami, abbiamo avuto un piccolo. Siamo un attimo sovrappassati. No, no, non c'è problema, Kate. Scusa, Irene, io appunto volevo presentare per chi non la conoscesse, la professoressa Irene Piazzoni, docente di storia contemporanea, di storia della radio e della televisione all'Università degli Studi di Milano. La professoressa Piazzoni è membro del collegio di dottorato di ricerca in storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni della medesima università. Insegna storia dell'editoria contemporanea al master organizzato dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e fa parte del comitato scientifico della collana in cui è inserito il nostro volume, la collana Studi e Ricerche di Storia dell'editoria della casa editrice Franco Angeli. Silvia e io siamo particolarmente grate
alla professoressa Piazzoni perché la sua competenza e la sua generosità sono state davvero molto preziose per mettere a punto l'introduzione del nostro volume, introduzione che si presentava particolarmente ardua perché doveva da un lato rendere in qualche modo giustizia, se vogliamo, e mettere in luce la ricchezza e la varietà dei contributi, ma d'altra parte doveva anche in qualche modo giustificare proprio questa varietà e questa eterogeneità che potevano anche apparire come una debolezza del volume stesso, in qualche modo potevano sembrare dispersive, e il suo aiuto è stato assolutamente fondamentale. Due parole veloci sulla collana stessa, all'interno della quale il volume è inserito, fondata dalla professoressa Ada Gigli Marchetti e da Franco Della Peruta, i quali nel 2001 avevano fondato il Centro di Studi per la Storia dell'Editoria e del Giornalismo, un centro volto a valorizzare gli archivi privati di giornalisti ed editori, anche archivi di case editrici. Ebbene, da questo centro studi e dall'Istituto Lombardo di Storia Contemporanea è partita l'iniziativa di fondare questa collana. Per noi ovviamente è stato un piacere, devo dire un onore, pubblicare all'interno di questa collana, e vogliamo ringraziare tantissimo la professoressa Gigli Marchetti. Ringraziare ovviamente la casa editrice Franco Angeli, in particolare nella persona del dottor Tommaso Gorni, perché la sua grande disponibilità e professionalità davvero ci hanno aiutato tantissimo a portare a termine il nostro progetto. Ecco, è con grande piacere che lascio la parola a Irene Piazzoni, grazie mille. Grazie molto Morena, correggo soltanto una piccola cosa, che non insegno più storia della radio, della televisione, ma storia del giornalismo. Ok, quindi... grazie davvero per questa presentazione e per questa occasione, insomma, di riflessione sul libro da voi curato, che è vero, trova una adeguata collocazione all'interno di questa collana di storia dell'editoria fondata da Gigli Marchetti e da Franco Della Peruta, che è, lo vorrei ricordare, autore di un insuperato studio sul giornalismo italiano del Risorgimento, ma è stato anche motore di importanti ricerche sulla stampa ottocentesca, nonché tra i primi, direi più sensibili, promotori del valore documentario dei giornali, se si pensa che fin dal 1953 Della Peruta è stato responsabile di quel progetto di bibliografia della stampa periodica operaia e socialista italiana, concepito dalla biblioteca Gian Giacomo Feltrinelli, che appunto egli riteneva una risorsa da mettere a disposizione degli studiosi dell'Italia moderna, appunto convinto della imprescindibile utilità di fonti che fino a quel momento erano state trascurate, insomma erano appunto l'inizio degli anni 50. Nel libro che presentiamo oggi, la stampa, direi, si conferma come fonte imprescindibile, preziosissima per la storia culturale, e direi soprattutto per la storia culturale dell'Ottocento. Tuttavia, in questo libro la stampa è anche oggetto di studio sulla scia di un filone di studi che poi appunto si è via via irrobustito, insomma, negli ultimi decenni. Il libro, per dire qualche, così per descriverlo molto molto sinteticamente, raccoglie una serie di contributi appunto sul giornalismo italiano d'Ottocento, come dice il sottotitolo, figure, temi, politiche, firmati da specialiste e specialisti di diverse materie, dalla storia contemporanea all'italianistica, alla musicologia. Dunque, appunto, come appunto anticipato Morena, avvalendosi di una prospettiva che è interdisciplinare, che è ulteriormente arricchita, direi, dalle articolazioni delle questioni toccate, e direi che in questo consiste proprio uno dei suoi meriti, oltre che la capacità di contemplare e contemperare approcci, diciamo, più consolidati allo studio della storia del giornalismo, con i più recenti apporti che provengono, per esempio, dai cosiddetti periodical studies. Senza contare un altro merito, cioè l'utilità di dedicare energie alla ricerca sul giornalismo dell'Ottocento, un territorio che ancora presenta ampie zone vergini, e che si può giovare di perlustrazioni, direi, trasversali come questa, e anche di uno sforzo di enucleazione dei tagli e delle questioni salienti, come quello compiuto, devo dire, non ho alcun merito, dalle due curatrici nella loro bella introduzione, molto bella, molto organica, molto, molto pensata, ecco.
Diciamo che tradizionalmente la storia del giornalismo italiano dell'Ottocento è in genere scandita cronologicamente, no? Quindi segue i grandi snodi degli eventi politici, no? Quindi il primo fa tutti quello che divide il prima e il dopo l'unità dell'Italia, e poi all'interno di questi grandi periodi altri snodi, no? Quindi di solito viene pensata in questo modo. Così come di solito si parla molto, quando si lavora sul giornalismo dell'Ottocento, del giornalismo politico e del giornalismo letterario, no? Quindi esiste ormai una solida tradizione di studi, da una parte sulla stampa politica, in particolare quotidiana, quindi sui rapporti tra informazione e potere, e dall'altra sul giornalismo letterario. Quindi questo non può stupire, trattandosi dell'Italia, insomma, dell'Ottocento, visto il ruolo maieutico della tradizione, della pratica letteraria nel processo di costruzione della nazione, visto il nesso tra politica e letteratura e tra giornalismo e letteratura, e visto che la nascita di un giornalismo moderno in Italia coincide con l'avvio e il compimento di un processo politico, qual è il Risorgimento. Detto questo, come questo libro secondo me bene addita, indica, molto lavoro, in parte anche di metodo, ancora attende. In particolare sul piano di un dialogo più, come dire, più profondo tra storici e italianisti, che poi si contendono il campo, si sovrappongono o si accostano. Forse invece potrebbe essere il momento, no, potrebbe essere giunto il momento, insomma, invece di un pensiero su, come dire, su un intreccio, insomma, di prospettive e di metodi più stringente. E poi molto lavoro tende sul fronte del giornalismo non politico, ripeto, anche sul piano del metodo, come dimostrano molti saggi di questo volume. L'editoria periodica, si capisce bene, dell'Ottocento si configura anche come impresa, no? Prescindendo, diciamo, dalla dimensione politica, come impresa a tutti gli effetti, e genera la fioritura di esemplari, cioè di periodici, concepiti primariamente o esclusivamente per vendere. Periodici, esemplari periodici che possono essere studiati sia come prodotti culturali, insomma, no? Quindi dalla esuberante valenza semantica, perché nella loro materialità, negli apparati grafici, negli apparati iconografici, nelle scelte linguistiche, sia come espressione e al tempo stesso veicoli di modelli culturali o, perché no, anche di modelli politici, però lato senso, no? Cioè anche in modo subliminale, ecco. E quindi risulta interessante anche studiarli in questa prospettiva, come si evince da alcuni dei contributi che sono presenti in questo libro. Poi ci sono altre piste di indagine, innanzitutto quelle che spingono a ragionare appunto su fenomeni di lunga lena, no? Cioè quei fenomeni che in parte prescindono dagli eventi politici e si determinano invece in forza di processi sociali, di processi culturali più lenti, più profondi. Sarebbe per esempio interessante riflettere sulla storia delle generazioni del giornalismo italiano dell'Ottocento, suggestione che è sorta in me dopo la lettura di uno dei contributi di questo volume, quello di Massimo Castellozzi sulla frusta di Antonio Picozzi, a proposito in quel caso della età eroica, no, del giornalismo italiano dell'Ottocento, cioè quello tra 48 e anni 70, cioè una generazione della storia del giornalismo, quello in cui si configura proprio il modello di giornalismo politico italiano, no? Quindi, ma la suggestione mi è anche giunta leggendo il saggio di Sara Boezio sulla vita internazionale di Ernesto Teodoro Moneta, che delinea una prospettiva originale, attenta anche ai nessi tra il giornalismo e le stagioni culturali o le temperie, le sensibilità di un momento storico, in quel caso uno snodo delicato, no? Cioè il passaggio dall'Ottocento al Novecento, no? Quindi gli anni che chiudono il secolo e aprono quello nuovo. Altre traiettorie, altri spunti emergono dal complesso dei saggi raccolti nel volume, ne indicherò velocemente qualche altro ancora. Prima di tutto direi il delinearsi della dimensione professionale del giornalista, quindi la nascita del mestiere, no? Quindi il configurarsi del mestiere del giornalista, che poi entra nella storia della, come dire, nascita e dell'evoluzione della categoria di intellettuale,
termine che nascerà più tardi, ma in realtà insomma, il giornalista a pieno titolo contribuisce, no? a questa evoluzione in Italia, con qualche ritardo. Il tema è al centro del saggio di Loredana Palma su Vincenzo Torelli, ma anche quello di Morena Corradi su Achille Bizzoni e Leone Fortis. E direi che si tratta appunto in questo caso di un indice di quel processo che anche nella penisola italiana, in primo luogo in avamposti come Milano, conosce appunto la figura dell'intellettuale, anche se bisogna mettere tra virgolette il termine che insomma non era ancora corrente, che intellettuale che vive dell'attività intellettuale con tutti i limiti determinati da un mercato ancora acerbo, ancora angusto, che fanno di questo intellettuale sui generis una figura meticcia, no? Una figura ancora anfibia dall'attività plurima. Insieme in questo processo indice anche però di un altro fenomeno, cioè la rivendicazione di un ruolo cruciale del giornalista nel discorso pubblico, che si vede bene già nel caso di Vincenzo Torelli, no? Rivendicazione che si fa strada ancora prima del riconoscimento della libertà d'espressione in Italia, ma direi ancora prima che inizi quella battaglia sul riconoscimento della libertà d'espressione. Cioè già tra gli anni 20 e gli anni 40 dell'Ottocento i termini della questione sono abbastanza chiari: la necessità di una deontologia professionale del giornalista, il ruolo del giornalismo come enzima indispensabile per l'opera di modernizzazione, per l'opera di incivilimento dell'Italia del tempo, la necessità di misurarsi con il mercato, quindi con la natura imprenditoriale dell'editoria, no? Cioè sono già molto chiari, no? Tutti questi nodi proprio nei primi decenni dell'Ottocento. E quindi questo tema è un tema che è particolarmente cruciale nel libro, così come è cruciale la questione, diciamo così, dei network che attraverso il giornalismo si delineano, no? E si configurano nell'Italia del tempo. Cioè il giornalismo in fondo è anche uno strumento per la costruzione di reti intellettuali, cioè di circuiti di relazione, di scambi, di influenze. Qui sarebbe bello fare un po' di indagine incentrata sulle reti prosopografiche, no? Cioè su quelle reti di rapporti interpersonali che formò il tessuto, la fitta trama di transfert culturali, ma anche di transfert politici dei diversi ambienti del giornalismo italiano dell'Ottocento, al di là delle divisioni regionali o locali e via discorrendo. E a proposito di divisioni locali, c'è un altro grande tema che è proprio quella intreccio, insomma, cioè l'importanza innanzitutto della dimensione municipale, questo è naturale, no? Nel giornalismo italiano dell'Ottocento, ma anche la dialettica tra dimensione municipale, dimensione nazionale e dimensione internazionale, perché il giornalismo italiano dell'Ottocento si vede molto bene, attinge dalle realtà locali, è attento ai mercati locali, ma parla una lingua nazionale di cui è tra l'altro in alcuni ambienti un potente mezzo di diffusione e di costruzione anche della lingua nazionale, come ben hanno dimostrato gli studi sul giornalismo torinese negli anni del decennio di preparazione. E poi, a proposito di rapporti con la sfera internazionale, il giornalismo italiano opera una mediazione con i modelli stranieri, non solo con l'adozione di formule e di linguaggi, diciamo con l'adozione supina, ecco, con l'imitazione di formule e linguaggi, ma non solo con le traduzioni, soprattutto traduzioni letterarie, ma anche con la proposta di alternative indigene. Comunque c'è tutta un'opera di... c'è tutta una come si può dire, una... i giornalisti italiani masticano e modificano, no? Ciò che viene dalle... Quindi sarebbe interessante approfondire anche queste relazioni con modelli stranieri e i modi in cui si realizzano queste mediazioni. Poi c'è il nesso, altro grande tema, tra il giornalismo e le altre centraline di diffusione della cultura e dell'oasir, diciamo, del piacere, dell'intrattenimento, quindi il teatro di prosa, il teatro musicale, la musica strumentale, oltre che l'editoria libraria. Un legame, un nesso che innanzitutto dà conto della grande importanza della editoria musicale e teatrale dell'Ottocento,
ma dà soprattutto conto del primo configurarsi di quei sistemi intermediali che sono tipici dell'industria culturale. E qui è Silvia Valisa, l'esperta di Edoardo Sonzogno. Cioè, il problema è che, diciamo, l'industria culturale in Italia non nasce nel Novecento, no? Nasce nell'Ottocento, questo è molto evidente, con tutti i limiti, però già il modello c'è, Sonzogno lo dimostra, no? Ecco, c'è, cioè, quindi questa forma, no, di impresariato, no, che cerca di mettere in connessione i vari, appunto, in quel momento, le varie centraline della diffusione della cultura e del piacere. Poi c'è l'altro grande tema, e mi avvio quasi alla conclusione perché potrei parlare per tanto tempo, vista la ricchezza di motivi, cioè il tema che è il grande tema, il grande problema tuttora, no? Quello del mercato culturale, che è evidente in Italia, nell'Ottocento, era particolarmente angusto. E qui c'è quindi la questione della ricerca di nuovi segmenti di pubblico, che si evince bene, leggendo molti dei saggi, si evince proprio dalle strategie editoriali, dalle sperimentazioni, quindi il ricorso alla narrativa, l'adozione del romanzo a puntate d'appendice, la definizione dello spazio dell'appendice, che appunto prende corpo, no? Il lavoro sui giornali specializzati o il lavoro su giornali di genere, come i femminili, gli umoristici, i teatrali, anche il trattamento del materiale iconografico, lo studio delle soluzioni grafiche opportune, la ricerca anche di una fisionomia editoriale riconoscibile, quindi che doveva parlare a un certo segmento di pubblico, e nei mercati più dinamici ed eterogenei come quello di Milano si evince dalla fattura stessa dei prodotti il tentativo di venire incontro addirittura per i giornali di genere a segmenti diversi, a pubblici differenziati di diversa estrazione sociale e culturale, come bene dimostra il saggio di Patrizia Landi nella parte dedicata ai femminili. Quindi non soltanto c'è il lavoro sul genere, no, sul giornale di genere, ma c'è anche all'interno di questo segmento di mercato, di prodotto, anche la ricerca di pubblici differenziati. Quindi un mercato, appunto, però, ripeto, come quello milanese, che era sicuramente l'avamposto dell'industria culturale del tempo. Infine c'è la nascita del periodico concepito come laboratorio politico, come laboratorio ideologico, come laboratorio programmatico e come spazio di discussione. E qui l'esempio naturalmente più fulgido è rappresentato dalla critica sociale, qui dedicato il saggio di Maurizio Punzo, definito dal fondatore Filippo Turati un periodico l'unico in Italia, dice, di sociologia radicale. Quindi Turati era ben consapevole della grande novità, insomma, di questo periodico. Che segna proprio il passaggio strutturale che condurrà alla nascita del Partito Socialista, e quindi passaggio che richiedeva la messa a punto di uno strumento, quindi uno strumento organico, di uno strumento stringente. E qui concluderei con, insomma, una riflessione sul ruolo degli ambienti intellettuali progressisti, democratici, radicali, repubblicani e socialisti nel grande processo di modernizzazione della stampa e del giornalismo in Italia lungo l'Ottocento. Non solo per le battaglie che spesero questi ambienti, in un primo momento affiancati anche dagli ambienti anche liberali, diciamo, più conservatori, per carità, ma nella seconda parte dell'Ottocento soprattutto portata avanti da questi ambienti, in difesa quindi, che spesso in difesa della libertà di stampa, e non dimentichiamo che la libertà di stampa è una condizione sine qua non per le fortune anche commerciali dell'editoria periodica del giornalismo, non solo per l'impegno nella arena pubblica che li portò a fondare, forse proprio perché un po' ai margini dei gangli istituzionali del potere politico, un grande numero di fogli, ma anche direi per la grande fantasia progettuale, per le soluzioni originali, per i modelli d'avanguardia che finirono per partorire proprio questi ambienti, dai quotidiani come Il Secolo, a periodici satirici, per esempio pensiamo all'Asino di Gabriele Galantare, Guido Todrecca,
Pensiamo alla rivista di battaglia, ma anche a quella di dibattito, di elaborazione ideologica, con una critica sociale. Pensiamo ai fogli che furono indizio di forme di organizzazioni autonome, di classe o di mestiere, fino ad arrivare all'organo di partito, l'Avanti, altro grande indizio di modernità, cioè la nascita del primo grande giornale organo di partito in Italia nel 1896. Ecco, questo slancio, e qui concludo con una nota un po' amarognola, probabilmente venne meno al volgersi del secolo, quando fu lasciato ad altri ambienti, ambienti destrorsi, l'iniziativa della comunicazione, cioè dell'originalità, diciamo, nel campo della comunicazione attraverso il giornale, attraverso la rivista. Come sembra adombrare la critica che Maurizio Punzo cita in apertura del suo saggio, avanzata da Gaetano Salvemini nel 1907, proprio alla volta della critica sociale, quando dice che si è trasformata da rivista di idee a rivista di fatti. E un anno più tardi sarebbe nata La Voce di Prezzolini e Papini, di cui, come noto, Salvemini sarebbe stato collaboratore fino alla guerra di Libia. Quindi si capisce bene come da quel momento fosse iniziata un'altra stagione culturale e come l'inizio del Novecento segni in questo caso una cesura, e che quindi come l'Ottocento possa essere studiato, diciamo, come Ottocento, ecco, al di là e a prescindere dal processo risorgimentale. Ecco, e quella nuova stagione culturale sarebbe... diciamo, iniziata a suon di attacchi a quella filosofia positiva che ancora rappresentava la spina dorsale del socialismo riformista, del radicalismo, eccetera, ma che era stato, a mio avviso, il retroterra, insomma, della civiltà del giornalismo nell'Ottocento, insomma. E io qui concluderei perché così vorrei lasciare spazio, insomma, agli interventi appunto di Morena, di Silvia e magari auspicabilmente, insomma, anche agli interventi di qualcuno degli autori che è presente, insomma, che sono presenti. Grazie infinite. Grazie mille Irene, grazie infinite per la presentazione, per questa introduzione che va ben al di là, è così ricca e appunto ci spinge già a pensare altri percorsi e altri orizzonti, come hai detto tu, la conversazione sulla periodistica ottocentesca è inesauribile ed è piena di piste ancora da esplorare. Volevo giusto accennare, volevo dare la parola in realtà subito ad alcune degli autrici e autori dei contributi a cui abbiamo chiesto di parlare brevemente, magari neanche solo del loro saggio, ma o della genesi del saggio o dei loro interessi di ricerca più in generale, proprio per assicurarci che lasciamo un po' di tempo alla conversazione finale e allo scambio di idee finale. Volevo solo giusto ripetere una cosa che è già emersa da quanto è stato detto da Irene e da Morena, cioè l'importanza che per noi ha avuto riuscire a connettere metodologie, approcci diversi da parte di studiosi e studiose anche a livelli diversi, a punti diversi della loro carriera. Abbiamo appunto persone che hanno ormai una carriera stabilita, established a livello di studi dell'Ottocento, abbiamo persone scholars più junior che però sono già emersi come voci importanti, voci originali soprattutto in questo campo dei periodical studies, in cui appunto, come dicevi tu Irene, si tratta qui di fare dei periodici, degli oggetti di studio, di ricerca autonomi fino a un certo punto, ma comunque in se stessi, per quello che sono a livello di tema, di formato, di struttura, eccetera, eccetera, di collaboratori, di network, e quindi non solo perché sono fonti primarie o secondarie di qualche cos'altro. Ecco, quindi questa è una delle cose di cui siamo più fiere, cioè di essere riuscite a mettere insieme approcci, persone, anche luoghi diversi, perché siamo un po' tutte sparse per il mondo, e questo ci piaceva molto. È un'iniziativa che è nata da un convegno, la conversazione che è partita nel convegno del 2018 è stata ricchissima e appunto ci consideriamo molto fortunate di essere riuscite a mantenere, a continuare questa conversazione
E quindi volevo giusto finire ringraziando la mia fantastica co-editor Morena, che, con cui abbiamo lavorato così bene in questi 3 anni, e appunto che è stata assolutamente fondamentale a tutto grazie ciò. A te. grazie mille. Quindi passo la parola per prima a Loredana Palma, e volevo mettervi giusto in share screen la lista dei contributi che fanno parte del libro. Quelli che vedete in grassetto sono quelli che parleranno oggi, quindi Loredana, poi abbiamo Alessandra Palidda, Maurizio Punzo e poi Sara Boezio. Loredana, a te la parola. Grazie. Allora, grazie a tutti quanti voi, naturalmente. E quindi sono contentissima perché questo lavoro, in qualche modo, questo lavoro congiunto, il volume, un po' ripercorre, ricalca questo effetto sorpresa quasi, no? Che ci ha preso la mano, quindi continuo crescendo rispetto anche alle ricerche che avevo iniziato tantissimo tempo fa, quando avevo cominciato a lavorare per la tesi di dottorato. Quindi, come dire, come se si fosse creato e esteso un puzzle, no? Come se si fossero aperte tantissime altre occasioni di espansione. Quindi anche questo nostro incontro quasi fortuito, possiamo dire, è cresciuto e con la stessa passione che ci unisce, anche se da altri, da tanti capi del mondo e da prospettive diverse. Allora, parlavi di Genesi prima, quindi appunto nasce il mio lavoro di ricerca, nasce dalla tesi di dottorato, che originariamente partiva dalla storia del romanzo d'appendice, poiché per la Francia c'erano dei maggiori punti di riferimento. La cosa ci incuriosiva, no? Col professore Palermo, appunto dell'Università di Napoli, Federico II, e quindi volevamo indagare su questa nascita del romanzo d'appendice. Ero partita un po' sparata sui periodici del secondo 800, e invece sono andata a ritroso nel tempo, e mi sono trovata nella Napoli, in particolar modo nella Napoli del primo 800. Quindi già questa mia provenienza geografica è stata un po' una sorpresa, perché i giornali napoletani del primo 800 mi hanno dato tantissime sorprese. Noi partivamo da un orizzonte più esplorato, conosciuto, consolidato, un riconoscimento, possiamo dire, nei confronti della stampa periodica milanese. Trovare che invece a Napoli ci fosse una ricchezza innanzitutto quantitativa, come appunto emerge dai dati che ho inserito nel saggio, ma anche una qualità relativa alle presenze, alle figure di questo giornalismo, ormai anche possiamo dire dimenticato, ecco perché questo aggettivo che ho utilizzato per Vincenzo Torelli. Quindi Vincenzo Torelli risulta, e mi riallaccio a quanto diceva prima Irene, che ha fatto una lettura curata, sensibile, intelligente, trasversale, però è appunto accolto nel segno quelli che sono gli elementi che io ho trovato in questo nascente, possiamo dire, giornalismo ottocentesco, che veniva a mio avviso perfettamente incarnato da questa figura di Vincenzo Torelli, che è in parte un imprenditore attentissimo. Quindi la nascita del romanzo d'appendice, prima ancora che un fenomeno letterario, si manifesta come un fenomeno, possiamo dire, di mercato. La nascita anche della pubblicità, sempre negli anni preunitari, e diciamo questo intendersi anche da un punto di vista di critica letteraria, di teatro, di musica, quindi avere una voce in capitolo, quindi tutte le cose che Irene ha ben messo in evidenza. Cosa mi ha colpito in particolare di questi anni? La straordinaria capacità di relazione
che un direttore di giornale del primo Ottocento aveva, quindi quei network di cui parlavamo prima, questa circolazione di, diciamo, questi scambi che non erano soltanto a livello di articoli di giornale, ma riguardavano anche delle lettere, riguardavano quindi una rete di relazione che avveniva tra stati ancora divisi, dove c'erano dei non solo dei dazi, ma anche delle censure. E questa capacità di costruire relazioni, come viene da, come emerge poi dal saggio di cui ho dato, in cui ho dato appunto degli esempi, era una capacità, potremmo dire, quasi moderna, nonostante i mezzi dell'epoca. E uno degli aspetti che mi ha maggiormente colpito è stato questo, addirittura il ritratto fatto di Vincenzo Torelli da un giornale statunitense che viene tradotto da un giornale piemontese che esalta quindi le qualità imprenditoriali, giornalista e le relazioni soprattutto che era capace di intrecciare Vincenzo Torelli nell'ambito di questo panorama non solo giornalistico ma culturale in senso lato. Se soltanto volessimo entrare nel merito delle relazioni con il Teatro San Carlo, i musicisti, con proprio quelli che sono per tutto il panorama di cantanti, attori del tempo, vediamo che Torelli ha un ruolo fondamentale. Quindi cosa mi ha sorpreso? Tutto ciò, tutta questa ricchezza sia stata in parte dimenticata, in parte trascurata e quindi riportare alla luce, soprattutto per quanto riguarda dei giornali che sono stati in qualche modo dimenticati, non più citati, come l'Omnibus, che ha avuto una durata più che 50 anni in un periodo così complesso come quello tra gli anni 30 e gli anni 80 dell'Ottocento. Quindi questo mi ha spinto a continuare a indagare. Io penso che questa sia una ricerca senza fine, anche perché una ricerca senza fine trovare tante relazioni, naturalmente in particolar modo con il giornalismo milanese e con la stampa periodica internazionale. Non vorrei dire molto, dunque sì, in sostanza sono perfettamente d'accordo con tutto quello che ha detto Irene, mi sono trovata perfettamente anche sulla nascita di questa professione, su questa deontologia professionale, eccetera, e davvero mi sembra di aver contribuito per un pezzettino a ricostruire questo puzzle che si amplia e ci dà una prospettiva completamente nuova, perché mettiamo insieme dei tasselli scoprendo delle immagini diverse da quelle che ci sono state anche tramandate da un certo tipo di storiografia. Mi fermo qui per non occupare troppo spazio. Grazie. Grazie mille Loredana. Allora adesso passiamo ad Alessandra Palita. Alessandra, a te la parola. Sì, grazie mille Silvia e grazie a tutti. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio da Oxford. So che il tempo è poco per cui non mi dilungo con ringraziamenti che sono già stati fatti, ma sono davvero riconoscente a Silvia Morena, a tutti i colleghi che hanno partecipato alla genesi, alla stesura di questo volume e a tutti coloro che hanno reso questa piattaforma di incontro, di dialogo possibile, così ricca. Anche io, come hanno già detto Silvia e Loredana, sono davvero molto contenta, quasi non so, esilarata di vedere un progetto come questo partire da un convegno al quale io tra l'altro avevo partecipato come musicologa anche un po' in punta di piedi per parlare di alcune caricature di argomento musicale nei periodici editi da Sonzogno, e vedere questo progetto crescere per diventare veramente un'occasione molto interessante e incoraggiante di dialogo e di comprensione. Io sono anche reduce da un'estate durante la quale ho parlato molto del nostro volume, ad esempio a luglio a un workshop a Berna e più recentemente alla conferenza annuale dell'RMA, la Royal Musical Association a Newcastle, per cui ne ho parlato e immagino che continuerò a parlarne prevalentemente a un pubblico di musicologi, quindi sono anche molto contenta di parlarne a
a un pubblico diverso e molto più competente per molti versi, diciamo. Però anche i musicologi a cui ne ho parlato si sono dimostrati finora molto interessati alla figura di Sonzogno, soprattutto appunto come creatore di un mercato, di un network particolare e molto interessanti anche dal punto di vista appunto della parte musicale, e come operatore culturale di impatto veramente grandissimo. Perché ecco, credo che il mio intervento all'interno del volume si concentri, o perlomeno provi ad offrire una lettura della figura di Sonzogno, della casa musicale e più in generale della casa editrice Sonzogno, da questi due punti di vista. Innanzitutto quello di un'analisi sicuramente non nuova, ma spero più approfondita, della figura delle politiche culturali e commerciali di Sonzogno, politiche che, come ho provato ad evidenziare tramite l'esperienza del teatro illustrato, sono molto complesse, sono molto stratificate. In particolare credo, o almeno spero, di aver evidenziato la stratificazione profonda per quanto riguarda la casa musicale di esigenze commerciali e di mercato, da una parte, e dall'altra, se non di esigenze, perlomeno di tendenze culturali, a questo punto anche sociali e politiche molto, molto evidenti, molto forti. E in questa cornice ho voluto prendere in considerazione l'appartenenza di Edoardo Sonzogno, naturalmente, ad un preciso gruppo, se non a uno schieramento sociopolitico, e le politiche, di nuovo, sia commerciali che culturali, della famiglia e degli editori Sonzogno durante la prima metà del secolo, perché molte dinamiche non solo non sono cominciate nel Novecento, ma non sono cominciate neanche nella seconda metà del secolo, ma nel caso di Sonzogno molto prima. E a tutto ciò ho cercato di sovrapporre l'esperienza tutta particolare di Edoardo, non solo come imprenditore, ma anche come figura incredibilmente cosmopolita, che è un'altra, diciamo, dimensione che non è stata particolarmente esplorata in proporzione, e come cultore straordinariamente attivo di teatro e di opera. Questa stratificazione è apparsa visibile, almeno spero, dalla lettura, dalla contestualizzazione del teatro illustrato, un po' l'organo ufficiale, se vogliamo, della casa musicale Sonzogno, almeno in un certo periodo, e spero sia risultata utile per comprendere veramente il ruolo della casa editrice, della casa musicale, e il ruolo di Sonzogno in un contesto culturale più vasto. E ecco allora che introduco il secondo punto, a mio parere interessante, che ha, diciamo, informato e continua ad informare la mia ricerca, quello di Sonzogno veramente come operatore culturale e come creatore di un mercato con caratteristiche e proporzioni tutte nuove. E sono conscia di essere al cospetto, almeno virtuale, di luminari sull'argomento, e ritorno in punta di piedi un pochino, però quello che ho cercato e che sto tuttora cercando di ricostruire è il ruolo effettivo di Sonzogno e della casa musicale Sonzogno nella creazione di questa rete produttiva e di circolazione di diversi prodotti editoriali e culturali, inclusa nel mio caso naturalmente la musica, e l'utilizzo, direi, pionieristico delle possibilità che questa rete offriva. E sto parlando naturalmente di dinamiche che io ho messo in luce partendo dal punto di vista appunto musicale, quindi questa interconnessione tra i prodotti della Sonzogno che venivano creati e diffusi con una varietà e su una scala senza confronti, del controllo che la Sonzogno esercitava su tutte le fasi della produzione, della circolazione di un determinato oggetto editoriale, nel mio caso per quanto riguarda le opere in musica, addirittura in un certo senso anche della creazione di un repertorio, perché la Sonzogno esercitava un controllo anche sul repertorio che viene importato in Italia, quindi su tutte le fasi, e nel caso particolare della casa musicale aggiungo anche l'attività impresariale, sulla quale c'è davvero ancora molto da dire. Io ho cercato di scalfire la superficie, ma c'è veramente ancora molto da fare, e anche l'attività di espansione del repertorio su scala sia nazionale che internazionale, e tutto ciò sta portando, spero sempre, ad una maggiore comprensione davvero del ruolo, dell'impatto di Sonzogno e della sua squadra come operatori culturali capaci di controllare e orientare il mercato culturale, o alcune sfere, diciamo, del mercato culturale in direzioni ben precise, con conseguenze che, almeno per quanto riguarda la musica, vanno veramente ancora ben analizzate e quantificate. E concludo, sempre sperando che... sempre un misto di speranza e soddisfazione. Concludo dicendo che al momento mi sto dedicando a espandere questa ricerca, da un lato
in una direzione transnazionale, per cui studiando come l'operato della Casa Sonzogna abbia facilitato lo scambio tra repertori e tra elementi culturali italiani ed oltralpe, specialmente francesi, e dall'altro come questa contaminazione, e uso questo termine in un'accezione completamente positiva, possa portare ad una rivisitazione, un'espansione di alcuni paradigmi storico-musicologici, nel mio caso legati anche al genere operistico comico o leggero nella seconda metà dell'Ottocento. E in generale spero veramente nella direzione di un dialogo più profondo, nel mio caso tra musicologia, storia del repertorio, storia della cultura materiale, editoriale. È un progetto assolutamente in fieri per me, quindi sono naturalmente molto interessata e molto grata per qualsiasi commento, critica o consiglio. Per cui grazie ancora. Grazie Alessandra, grazie mille. Adesso diamo la parola a Maurizio Punzo. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, cerco, eccoti, attivare il microfono. Benissimo. Allora, io vorrei soffermarmi brevemente, probabilmente per forza di cose, sulla prospettiva interdisciplinare, che è un po' poi il tema centrale della il nostro volume, ne parlano giustamente nella loro introduzione Morena e Silvia, e ne ha parlato anche Irene. Ora, è evidente che i periodici dell'Ottocento, in modo particolare quelli dell'Ottocento, nascono tutti quanti da un progetto che possiamo definire senz'altro interdisciplinare. Questo non riguarda soltanto le riviste, riguarda anche i quotidiani. Faccio un solo esempio, quello del Sole, no? Rivista, cioè scusate, quotidiano economico, finanziario, commerciale di Milano, che esiste ancora, anche se poi si è fuso con 24 ore, e quindi ha una lunga storia, ma per l'Ottocento, per gli anni di cui ci stiamo occupando, accanto appunto all'interesse prevalente per problemi economici in senso lato, sulle sue pagine era ospitata una rubrica tenuta da Felice Cameroni, quindi una rubrica che si occupava di letteratura, soprattutto di letteratura francese. Cameroni, come sappiamo, è stato uno dei maggiori conoscitori della letteratura francese di quegli anni e dei maggiori veicoli della conoscenza in Italia della letteratura francese. E quindi, se si vuole affrontare lo studio di questo giornale, in genere della stampa periodica, quotidiani e riviste, bisogna affrontarle con una metodologia interdisciplinare, quindi implicando studiosi di discipline diverse. E non soltanto, come dice Irene, letterati e studiosi di storia politica. C'è molto di più. Pensiamo per esempio a Roberto Ardigò, che ha pubblicato La morale dei positivisti a puntate, direi sulla rivista Repubblicana, anche se posso sbagliarmi il luogo, ma comunque il fatto che l'abbia pubblicato a puntate è certo. E quindi anche filosofi, anche economisti ovviamente. E, tornando a Felice Cameroni, lo troviamo ovviamente, è uno estremamente prolifico, lo troviamo protagonista di tantissime riviste, dalla Farfalla al Gazzettino Rosa, tantissime altre. Tutte riviste che appunto si occupano insieme di politica, di letteratura, di filosofia, di sociologia, di teatro, di musica. Ora, molti di noi, io tra i primi, hanno usato nei loro studi giornali e riviste soprattutto come fonti di notizie. Quindi hanno cercato, cercano prevalentemente un argomento che può essere appunto la storia politica, la storia letteraria, la storia amministrativa e così via.
Ma se si vuole fare un salto, fare un salto a questi studi, e sarebbe necessario, so che è estremamente difficile, forse impossibile, ma bisognerebbe provarci a fare un progetto, dei progetti che consentono appunto di studiare riviste e quotidiani in quanto tali, quindi con tutte le sfaccettature che contengono, non isolando un argomento, ma vedendo intanto il progetto complessivo e poi all'interno di questo progetto complessivo vedendo le varie, i vari argomenti, i vari temi che vengono affrontati, persino la critica sociale, che è l'argomento del mio saggio. E non solo per il periodo di cui mi sono occupato, ma anche per i periodi successivi, che chiaramente è soprattutto letto e studiato per la parte politica, per la storia del socialismo, per la storia del riformismo e per, insomma, temi prevalentemente politici, e conteneva però non solo appunto in quei primi 10 anni, ma anche successivamente, un interesse, coltivava un interesse per altri temi. La letteratura, per esempio, è molto presente. Ci sono poeti, scrittori che scrivono sulla critica sociale, ci sono articoli, recensioni, c'è una rubrica fissa che appunto parla di giornali, di riviste culturali, di romanzi italiani, stranieri e così via. Questo aspetto in genere viene fatto passare in secondo piano, ma questo è giusto fino a un certo punto, perché essendo poi la rivista eredità, aveva assunto l'eredità di Cuore Critica, la rivista appunto da cui prendeva le mosse, che era nato appunto con un progetto che era multiculturale, non soltanto di storia politica, ma anche di storia letteraria, parlava appunto di economia, di teatro, e questo, insomma, credo che sia importante mettersi in questa prospettiva e dovendo ragionare su altre iniziative che possono, spero che saranno prese, e cercare di prendere in considerazione appunto una prospettiva di questo tipo. Grazie. Grazie mille Maurizio, grazie ancora. Adesso, prima di lasciare la parola al pubblico, abbiamo l'ultimo in contributo da parte di Sara Boezio. Sara, a te la parola. Grazie mille. Io coglierei l'occasione, Silva, se è possibile, per condividere giusto 2 immagini che mi piacerebbe mostrarvi. Dovrei essere in grado di farlo. Ecco, confermatevi che la visualizzazione sia corretta. Sì. Perfetto. Io prima di tutto ringrazio i colleghi che mi hanno preceduta, i quali ho incontrato in un contesto quasi da sogno fiabesco, pensandoci ora, sulla penisola sorrentina durante questa conferenza dell'American Society che prima menzionava Silvia, sembra veramente un secolo fa, ma è proprio grazie alla determinazione, la costanza e la dedizione di Silvia e Morena se siamo riusciti insomma a essere qui oggi con un prodotto finito e di così alta qualità, per cui davvero vado ad unirmi ai ringraziamenti che sono stati fatti finora. E come colleghi che mi hanno preceduto andrò brevemente a sintetizzare la genesi del mio contributo e ad evidenziarne i risultati salienti. Per farlo ho pensato di operare, dato il poco tempo, per flash, andando a selezionare una serie di piccole citazioni che spero da un lato vi incuriosiscano a scoprire una rivista ben poco studiata e dall'altro facciano rendere insomma più noto al grande pubblico il valore che questa ebbe in un periodo di tempo che, come menzionava la professoressa Piazzoni prima, fu assolutamente uno snodo fondamentale, quello del passaggio del secolo. Il fondatore di questa rivista, La Vita Internazionale, Rassegna Condizionale Politica Scientifica Letteraria, forse è l'unico tassello più noto di questa storia. Ernesto Teodora Moneta è stato l'unico premio Nobel italiano per la pace, 1907,
premio Nobel che occorre dire divise con un francese, Louis Renault, pari merito, ma è una figura all'interno delle cui biografie la vita internazionale compare solo per il suo impegno pacifista. Il suo è un percorso particolare, fu fra i cacciatori delle Alpi di Garibaldi, fu ufficiale di Stato Maggiore, ebbe una carriera militare molto lunga, fino a che le battaglie in particolar modo del 66 non gli fecero maturare un astio verso i conflitti e far sì che volesse insomma optare per una carriera diversa. Si dedicò al giornalismo e fu per ben 30 anni, un trentennio quasi, il direttore di una rivista che Silvia Valisa conosce molto bene, Il Secolo, fino a quando dal 67 al 96 decise di dedicarsi completamente all'impegno pacifista. Fondò diverse pubblicazioni che avevano una, come dire, periodicità però non fissa, fino a quando, fra queste cito L'Amico della Pace, Giulia Armi, Bandiera Bianca, fino a quando in particolar modo alla svolta del secolo sentì l'esigenza di sviluppare una piattaforma più composita. Essendo stato direttore di un quotidiano per un trentennio, come dicevo, Ben era conscio dei limiti delle pubblicazioni quotidiane che non consentivano un approfondimento come quello che lui aveva in mente, ragion per cui optò per la fondazione di un quindicinale, La Vita Internazionale per l'appunto, che aspirava, e cito dal programma, fosse non senza efficacia sui destini della nazione e sulle grandi questioni della vita internazionale. E qui torniamo a quella dimensione che va oltre la nazione, ma parla e piedi ben piantati nella nazione, di cui la professoressa Piazzoni parlava all'inizio. Le tematiche sono davvero molto molto varie, si passa da questioni di politica nazionale e internazionale a tematiche che hanno a che fare con l'industrializzazione del paese, scoperte scientifiche, innovazioni, pubblicazioni letterarie, iniziative artistiche. E fra i collaboratori, giusto per insomma farvi crescere l'interesse, si annoverano nomi come quello di Cesare Lombroso, Guietti, Giuseppe Sergi, Scipio Sighele, Pasquale Villari, Charles Richer, Tolstoi e così via. Ci sono anche molte donne, Sibilla Leramo, allora Rina Pierangeli Faccio, Paola Lombroso, Nera, Ada Negri, e potrei continuare. Ma la prova che questa rivista non fu solo un elemento a supporto della causa pacifista è senz'altro da individuarsi nella ragione attraverso cui ci sono arrivata. Diciamo che il mio era un approccio da italianista che si è accostata alla storia culturale, e qui mi riallaccio all'introduzione della professoressa Piazzoni, perché ero partita da una indagine della figura fin de siècle per eccellenza, quella di D'Annunzio, e ragionando e riflettendo su alcuni suoi saggi che aveva pubblicato a partire dal 92 fino al 1902, quindi nell'arco di quel decennio, mi sono andata a imbattere in una serie di riferimenti che venivano meglio inquadrati rispetto agli strumenti dell'italianistica da quelli della storia culturale, della storia delle idee, o meglio, ancora meglio, dalla storia concettuale, quindi la cosiddetta Begriffsgeschichte, per dirla in tedesco, il tipo di storia concettuale, per capirci che cos'è ha reso assolutamente un punto di riferimento nell'analisi dei concetti. E la mia riflessione era volta a individuare come lo snodo dal XIX al XX secolo fosse metabolizzato, fosse dissezionato, fosse concettualizzato da coloro i quali vivevano questo passaggio. E allora, perché La Vita Internazionale? Perché nel 1900 succede che questa esigenza addirittura fa dare vita a una rubrica a sé, che ha una cadenza assolutamente regolare per diversi anni, e questa costanza va a simboleggiare la centralità che questo dibattito ebbe sicuramente attraverso la nazione, e non solo, proprio grazie al contributo di firme anche molto note all'estero. Brevemente, per sintetizzare i risultati, ho pensato di suddividerli in due sezioni, the bright side and the dark side, quindi chiaroscuri, come sempre, nell'analisi di tempre culturali così complesse. Nella parte di, diciamo, elemento più dirompente in senso positivo, c'è sicuramente una visione molto forte della Costituzione dell'Italia, viene definita quella la questione dell'essere del paese finalmente raggiunta. Ovviamente in questo c'è il passato garibaldino di Moneta, che si va ad attorniare di figure che ovviamente vanno un po' a supportare questo punto di vista. Ci sono anche molti elementi a supporto della struttura
che il paese stava prendendo a livello economico, a livello sociale. Ci sono dibattiti di questioni femminili e qui la ancora non Sibilla Leramo, Marina Pierangeli Faccio ha una gran voce. Ci sono rubriche di scienza che vanno a essere inserite in queste tipologie di analisi. In basso a sinistra nella slide vedete che viene addirittura creata un'iconografia apposita e un afflato alla divulgazione scientifica che renda tutti questi contenuti accessibili alla classe media. Quindi va a rivolgersi a tutti, e quando dico tutti intendo anche le donne, non solo per la rubrica sul femminismo, ma anche e soprattutto per la presenza di novelle e illustrazioni che chiaramente fanno capire che si trattava di un quindicinale per l'uomo e la donna, per cercava di coinvolgere la società tutta all'interno di questo circuito di rinnovamento sociale. Per quanto riguarda invece la parte del cosiddetto, che diciamo, dark side, direi che le tensioni sociali, in particolar modo qui si respira molto aria di socialismo, si tentava di affrontarle in maniera più oggettiva e scientifica possibile, ma le cruciali tematiche e problematiche erano fortemente messe al contempo. Eppure, e qui inserisco un breve flash di cui vi parlavo prima, si guardava al carattere mentale distintivo della nostra età, recitano le parole di uno degli autori, proprio in virtù della coscienza sociale che è del XIX secolo come di nessuno mai prima, per quanto ancora incerta. Questo elemento, se volete, leggermente più negativo va ad accentuarsi quando si guarda alla stampa, e qui una meta riflessione sul giornale come mezzo di diffusione, ma anche come oggetto di studio in sé, assolutamente meritevole di esserlo. Vi vado a citare solo un brevissimo passaggio in cui uno dei contributor scrive: mentre i tesori dell'intelligenza centuplicati dalla stampa con la libera parola, mi piace evidenziarlo, diffusi e intensificati dal vapore e l'elettricità da un capo all'altro della terra avrebbero dovuto, insomma, renderci felici, cosa succede? Ci sentiamo colti dall'opprimente sensazione del vuoto immenso spalancato sotto i nostri piedi. C'è comunque la percezione che ci sono delle problematiche, delle tensioni sociali molto forti che vanno affrontate. E tuttavia, e qui concludo, l'approccio però è comunque, e la visione al XX secolo incipiente positiva, sebbene con una certa dose di umiltà. All'alba del secolo XX, continuando il lavoro, abbiamo almeno conforto di non essere fra quelli della prenulle deluge, scrive Tassoni, il co-direttore della Vita Internazionale. Solo se possiamo, e speriamo che così sia accaduto, considerare che l'umile opera nostra, e qui si riferisce al giornale, varrà a portare qualche piccolo seme di bene nella vita intellettuale del nostro paese. Potremmo dire così di non aver vissuto invano. Lo scopo quindi e il contributo fondamentale che questa rivista, della quale sto cercando di condurre una ricerca che vada poi al di là di questo frame temporale dello snodo del secolo che ho analizzato nel saggio, era proprio quello di accompagnare, far maturare una diversa coscienza sociale, economica, nazionale e culturale a 360 gradi. E quindi proprio per questo, all'interno di un consesso come quello in cui ci troviamo, in cui italianisti, esperti di storia dell'editoria, storici si trovano a confronto, secondo me, ecco, può altamente beneficiare proprio a livello di questo confronto reciproco e di questa condivisione che spero possa continuare in futuro. Grazie mille. Grazie, grazie mille a tutti e tutte le nostre le voci che avete avuto la possibilità di ascoltare oggi. Abbiamo 9 minuti per fare un piccolo Q&A, quindi vi invito a commentare, a fare altre domande, qualsiasi cosa vi abbia sollecitato. Allora, forse inizio io con una domanda proprio mirata al tuo contributo. Silvia, se potessi proprio anche qui dire due parole su quello che secondo me è un aspetto cruciale dello studio dei giornali dell'Ottocento, che è appunto la digitalizzazione dei periodici, non solo da un punto di vista di conservazione, non solo perché comunque per chi lavora sull'Ottocento rimane ancora un momento di grande frustrazione in Italia, perché spesso i periodici non sono accessibili per varie ragioni eccetera, ma anche proprio come metodologia, come approccio. Sono state dette le cose interessanti
interessantissime, secondo me, proprio sull'importanza di studiare a 360 gradi, non solo in un aspetto particolare come possa essere quello politico, economico, culturale, eccetera. E la digitalizzazione permette, soprattutto anche a distanza, di affrontare il testo da tanti punti di vista, da quello materiale, da quello intellettuale, da quello culturale, eccetera. Ecco, se tu potessi proprio anche brevemente affrontare questo discorso, secondo me sarebbe molto utile. Grazie per la domanda, Gabriella. Il mio saggio che chiude il volume voleva proprio contribuire a una riflessione in quel senso, cioè una riflessione che fosse anche sui paradigmi, sulle connessioni, sui parallelismi epistemologici tra Ottocento e XX, XXI secolo, e quindi poi diventasse una riflessione tra analogico e digitale e l'importanza della conservazione. Per restare a livello della tua domanda della conservazione, quello che ho cercato di far vedere è che a livello di conservazione di possibilità di materiale digitale, in realtà a livello italiano ce n'è moltissimo. Il problema è che non c'è nessuna organizzazione vera e propria, cioè non esiste qualcosa come Gallica, ad esempio, in Francia, che consenta una sorta di approccio globale, collettivo, con dei criteri generalizzati e specifici. Quindi siamo un po' in balia, nel bene ma anche nel male, di iniziative istituzionali o private molto varie. Quindi questo per dire che abbiamo molte risorse, ma proprio a livello di partenza è anche solo necessario riuscire a scoprirle, a riuscire a capire dove sono. E poi ogni risorsa offre diverse modalità di accesso, diverse modalità di fruizione, anche quelle a seconda delle iniziative. La dimensione della conservazione è assolutamente fondamentale per l'Ottocento, è una cosa che viene discusso ovviamente non solo da noi italianisti, ma anche dai vittorianisti e da chiunque si occupi dell'Ottocento, anche perché, e come dico nel saggio, per esempio i periodici fanno parte di quella dimensione di effemera, di materiale che non è nato, non nasce per essere conservato, non nasce per essere eterno. E quindi c'è una dimensione proprio di recupero materiale, di assicurarci che salviamo materialmente queste cose prima che diventino inaccessibili fisicamente, e poi però di capire anche modalità anche epistemologiche di approccio a questi testi che ci consentano di fare magari altre cose, no? Non solo di leggerli uno dopo l'altro, ma di analizzarli, di approcciarli in modi che ovviamente a livello, no, di stand reading, di culturomica, eccetera, eccetera. Insomma, modi anche che noi non abbiamo ancora inventato, non abbiamo ancora concettualizzato. L'importante è che questi dati, questi set di dati, questo insieme di temi, di contenuti, ma anche di strutture formali, non vadano perse nel momento in cui il supporto materiale va perso. Non so se hai risposto completamente alla tua domanda, però è una domanda enorme. Grazie, Gabri. Sì, se posso porre una domanda, grazie innanzitutto per la bellissima presentazione e i vari contributi. È stato molto interessante e ben emerso come si debba approcciare i periodici in maniera organica, e un punto debole a volte sono proprio gli archivi, al di là del supporto del giornale, del quotidiano, mensile, insomma, il giornale in sé, c'è tutto l'aspetto dell'archivio editoriale, per cercare di riflettere sulle questioni commerciali, le strategie, il lettorato. Mm-hmm. La mia domanda, non so chi vorrà rispondere, ma in Italia gli archivi editoriali legati a queste imprese giornalistiche esistono, sono ben conservati, si può riflettere sui lettori, su chi si abbonava, su... ecco, tutta una serie di strategie commerciali anche legate a
all'impresa più culturale e intellettuale che emerge dallo studio del giornale. Grazie. Secondo me Irene è la persona più... Morena, vai. No, lascio la parola a Irene, poi magari aggiungo cosa, prego. No, il problema degli archivi è ovviamente un problema molto, molto grave, perché sono pochi gli archivi che sono stati conservati. Vuoi perché proprio, per esempio, per Assonzoni a un certo punto tutto è stato distrutto, vuoi perché non sono stati conservati. Questo non però non impedisce di trovare fonti alternative. E a mio avviso, ma lo sa bene anche Maurizio Punzo, che ha lavorato molto sui carteggi di Turati, e poi c'è appunto, ci sono tanti altri esempi, no? Anche a proposito, per esempio, della storia del crepuscolo di Tenka, no? Con il carteggio con Camerini, cioè i carteggi sono una fonte, secondo me, preziosissima, che consente di ricostruire a volte molto bene anche appunto il backstage, cioè il retroscena, no? E il lavoro editoriale si evince molto bene, così come si evince, ma mi pare anche che nel saggio, in alcuni saggi vengono senza dubbio utilizzati, no? Loredana Palma mi pare abbia utilizzato, non so se adesso ricordo male, insomma, i carteggi editoriali. Comunque, secondo me quella rimane la fonte assolutamente più preziosa, quindi naturalmente però bisogna rimboccarsi le maniche e cercare questi carteggi quando non sono stati pubblicati. Poi molte cose, sì, certo, si possono evincere per chi conosce, ha studiato molto i giornali, e non solo dell'Ottocento, ma anche del Novecento, perché in realtà il problema degli archivi editoriali riguarda anche il Novecento. Molte cose, secondo me, si possono proprio evincere studiando il giornale, le sue evoluzioni, le sue modifiche. Cioè, ci sono sotto traccia, ci sono tantissimi indizi che ci fanno capire, come dire, quello studio, quel laboratorio che era il giornale, i programmi editoriali, gli editoriali, ma anche, non so, l'abbondanza della pubblicità. Insomma, ci sono tantissimi elementi che secondo me possono essere, se ben interrogati, possono essere molto preziosi per evincere, diciamo, in qualche modo, le strategie. Quello che mi ha sempre stupito lavorando sulla stampa è proprio la incredibile densità semantica, cioè che cosa non si può studiare, diciamo, nei giornali, che cosa ci possono dire, insomma, ecco. Quindi questa è, diciamo, la mia risposta. Non so se però appunto qualcuno ha altre idee, Morena. No, sono d'accordo. Io ho citato il carteggio, per esempio, di Achille Bizzoni, però appunto lì c'è una pubblicazione abbastanza ricca, però la reperibilità sicuramente, cioè il momento in cui si può effettuare, aiuta tantissimo, quello senz'altro. Certo, poi appunto, come tutto lo studio in generale dei periodici, è estremamente time consuming, no? C'è tanto appunto da leggere, proprio perché tante sono le suggestioni, poi si tratta appunto di riuscire a trovare in qualche modo, no, un percorso in qualche modo organico ma certo le suggestioni sono tantissime. Sì, aggiungo che naturalmente c'è sempre la possibilità di ricorrere agli archivi di Stato delle singole città, no? È chiaro che anche lì sono fonti indirette, no? Cioè, quindi quando si parla di un giornale, perché qualcuno si è informato sul giornale, sono quindi scavi pazienti, sicuramente impegni onerosi, ecco, anche a volte dispersivi, però in genere anche quella è una fondamentale risorsa, ecco. Dipende naturalmente dal luogo, dal periodo, dal momento, ecco. Quello però dell'archivio, diciamo, istituzionale è un'altra fonte molto interessante, ecco, senza dubbio. Benissimo, grazie. Credo che sia arrivato il momento di chiudere. Vi ringraziamo tantissimo, grazie alla professoressa Irene Piazzone, contributors, grazie a tutti, e niente, speriamo di rivedervi ai prossimi incontri di ottocentismi. Grazie.